Prosegue il lavoro dei partecipanti alla Stilo Summer School del progetto Ceilings dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, nel paese di Tommaso Campanella e della Cattolica. Decine di studenti, molti dei quali provenienti da diverse città italiane, hanno dato vita a una serie di incontri, giornate di studio e analisi sul territorio, sulle sue peculiarità e sulle sue criticità. Questo patrimonio è un patrimonio che a volte galleggia, nel senso che è un patrimonio a cui noi diamo un valore quasi scontato. E allora essere qui noi con gli studenti, con lo sguardo dei docenti, mostrare che c'è un'attenzione particolare a queste tematiche, a questi aspetti, spero che possa servire anche come risveglio ulteriore per gli abitanti di Stilo, cioè che nasca in loro una maggiore consapevolezza di quello che hanno a disposizione. Naturalmente per gli studenti poi è un patrimonio grandissimo a disposizione e loro hanno potuto osservare e confrontarsi visitando in maniera diretta le cose e discutendone anche con noi docenti. Come molti paesi delle aree interne della Calabria, Stilo vive la complessità del momento storico a causa dello spopolamento e delle difficoltà nell'accoglienza turistica, nonostante almeno due attrattori culturali straordinari. Questi temi sono stati affrontati dagli studenti nel corso dei sopralluoghi e dei laboratori didattici, da cui saranno sviluppati dei progetti per la valorizzazione del territorio. Tra i vari progetti che abbiamo portato avanti troviamo progetti che riguardano appunto la sostenibilità, riguardano la sensibilizzazione alla biodiversità presente appunto a Stilo, quindi in Calabria in generale, ma a Stilo in particolare. E un altro importante progetto è stato quello di poter ospitare, di aver avuto l'onore di ospitare una comunità cantante, quindi una comunità cantante di cantanti professionisti e non, che per un'intera giornata, quindi dall'alba al tramonto, hanno tenuto compagnia non solo ai visitatori che ignaramente passeggiavano appunto per la Cattolica, ma anche al sito stesso. Gli studenti hanno avuto anche l'occasione di sperimentare la scalata al Monte Consolino, la montagna che protegge Stilo e sulla quale fu edificato il castello normanno, i cui ruderi resistono al tempo.